Però io onestamente, se devo fare lo step in avanti, non vado al Paris Saint-Germain, ma vado in Premier, oppure non so, vado al Bayern Monaco, vado in Spagna dal Barcellona al Real. Eccoci qui, signore e signori. Oggi è il 10 luglio, è il giorno dell'inizio del ritiro di Di Maro. Il Napoli è in viaggio, penso, in questo momento verso Di Maro. Ieri è stato il giorno dei raduni a Castelvolturno. Ci sono stati, i test fisici, c'è stato, l'incontro tra Conte e la squadra. E siamo qui un po' per commentare la giornata di ieri, dove tra l'altro ci sono stati degli aggiornamenti di mercato importanti. Prima però, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, siamo vicinissimi ai 3500, quindi iscrivetevi, è gratis e attivate poi la campanella. Allora, io direi a questo punto di cominciare e cambiamo la grafica. Allora, io voglio iniziare così. Voglio iniziare così con questa foto di Mazzocchi che quando l'ho vista mi ha sconvolto. Proprio Mazzocchi di una tamarrata in questa foto che fa paura. Comunque, come ho detto prima, ieri è stato il giorno dei raduni a Castelvolturno. Sono arrivati vari calciatori. Qua abbiamo Mazzocchi. Qua, come potete vedere, abbiamo anche il mister, anzi il boss. Ecco, io da oggi Conte lo chiamo boss. E come potete vedere, nuova maglia. Sempre dell'allenamento, diciamo la versione 2, se vogliamo, della maglia del kit di allenamento. E qui, come potete vedere, ho fatto anche un tweet su tutte e tre le magliette dell'allenamento. E ragazzi, veramente capolavori, uno migliore dell'altro. Questa qua che indossa Osimhen l'abbiamo vista ieri ed è clamorosa. Poi qui in alto a destra vedete Caprile, che ha invece la versione quella rossa con la Coca-Cola in bianco, e qui mi viene da fare una considerazione. Mi viene in mente il periodo della Lete, no? Quando c'era la Lete, il 99% delle volte, il materiale del Napoli doveva avere addosso questa orrenda patacca rossa con la Lete in bianco. Poi l'ultimo anno, quello dello scudetto, la patacca rossa è scomparsa, però è rimasto la scritta Lete in rosso sull'azzurro. Adesso vedo Coca-Cola che c'ha il bianco e dalla foto in basso a destra potete vedere anche che è rossa ma su uno sfondo silver argento e poi vedo MSC che c'ha lo sfondo in bianco e quindi io mi chiedo, questa è una domanda che non ho mai capito la risposta e che mi chiedo mai da anni, ma è lo sponsor che decide l'abbinamento dei colori o è la società? Cioè, o è il Napoli che decide, come deve essere, mostrato dal punto di vista cromatico lo sponsor. Cioè, la patacca rossa della Lete sull'azzurro è una cosa che ha voluto la Lete? O è una cosa che ha voluto il Napoli? Io questa domanda non ho ancora capito la risposta. Magari voi se lo sapete, ditemelo nei commenti. Cioè, perché noi abbiamo dovuto penare per anni con questa patacca rossa quando poi arriva MSC e subito bianco sull'azzurro, oppure la Coca-Cola, bianco sui vari sfondi, che poi cambia a seconda dello sfondo, perché se c'è il silver, c'è la scritta in rosso. Io questa cosa non l'ho mai capita. Comunque, ragazzi, queste saranno le tre maglie di quest'anno per quanto riguarda l'allenamento, tutte e tre bellissime. C'è il tweet scritto: mi servono 250 euro da spendere. Io, ragazzi, se avessi questi soldi li avrei già abbondantemente spesi perché quest'anno si meritano i miei soldi, ecco. Ci sono stati raduni, ci sono stati tanti video che sono circolati sui social. Ho visto il video di Osimhen in macchina che si ferma davanti ai tifosi, l'ho visto bello sorridente, l'ho visto anche parlare in italiano, sta cosa mi ha sconvolto. Comunque, ho visto tante facce contente, felici, serene. Probabilmente sarà l'effetto Conte, cioè, non so, i giocatori sono gasati perché lavorano con Conte, magari sono contenti perché si riparte con la stagione. O potrebbe essere niente di questo, non lo so. Però ho visto un clima sereno e felice, ecco, da parte un po' di tutti quanti. E poi come potete vedere anche da qui, giornate di test fisici, di visite mediche. Vedete qui Simeone che sta facendo il test fisico. Lo stesso anche Nathan. Qui abbiamo Khedira che si allena e devo dire la verità. È un armadio attrayante, veramente è grosso, è enorme. Comunque, c'è stato il giorno dei raduni. Tra i vari calciatori, ieri c'era anche Popovic, che da quel che ho letto dovrebbe,
fare tra virgolette staffetta tra primavera e prima squadra, e poi finiti i ritiri si deciderà se mandarlo in prestito. Detto questo, passiamo adesso alla situazione calciomercato. Allora, rinnovo Meret, è un argomento che abbiamo già discusso in passato, comunque è ormai vicino il rinnovo di Meret fino al 2027, quindi verrà esteso il suo contratto di altri 2 anni. A oggi in teoria è il primo portiere, però non abbiamo, diciamo, certezze su questo. Può essere che poi sulla lunga verrà scalzato da Caprile. Comunque il rinnovo era già nell'aria, si sapeva che sarebbe stato esteso anche per una questione di non perderlo a zero, quindi probabilmente questo rinnovo è stato fatto anche perché così ci si può guadagnare qualcosa sopra, diciamo tramite una cessione. È arrivato poi ieri l'Here We Go di Fabrizio Romano riguardo Buongiorno, ci ha confermato il contratto quinquennale, ci ha confermato la clausola rescissoria che partirà da luglio 2027, quindi sarà valida a partire dalla stagione 27-28, e da altre fonti ho letto che dovrebbe valere solo per l'estero, però questo non lo dice Fabrizio Romano, quindi probabilmente non sarà così. E poi visite mediche e firma del contratto giovedì. E vi ricordo, per chi magari se lo fosse perso, ieri sul canale è uscito il video appunto dove scopriamo Buongiorno. Se ve lo siete perso ve lo lascio nelle schede. Ora parliamo di questo. Allora ragazzi, Kevin Danzo, ve lo ricordate? È il giocatore che in teoria lo scorso anno sarebbe dovuto essere l'erede di Kim. Ci ricordiamo tutta la tarantella, no? Tutto il tempo perso appresso a questo giocatore. Ci ricordiamo anche il video bellissimo dell'Enz dove ci prese per il culo. Comunque, dalla Francia dicono che il Napoli, diciamo, sarebbe tornato in pista per Danzo. E poi c'è scritto qua, il Lens ha bisogno di soldi. Andiamo ad approfondire. Allora, la notizia arriva da RMC Sport, che penso sia una testata giornalistica francese, che ci dice praticamente che il Napoli non ha mai interrotto i contatti per il centrale della nazionale austriaca Kevin Danzo. Il Lens ha bisogno di fare cassa e di ridurre il monte ingaggio, e per questo motivo il 25enne potrebbe partire a fronte di un'offerta di almeno 25 milioni di euro. Allora, innanzitutto il Lens ha bisogno di soldi, è vero, perché ho letto che praticamente in Francia c'è un caos per quanto riguarda i diritti televisivi. Ad un mese dall'inizio del campionato non sono stati assegnati ancora i diritti televisivi e tanti club della Ligue 1 rischiano il fallimento, o comunque rischiano un ridimensionamento molto molto grande. Tra questi club che rischiano molto c'è anche il Lens, e quindi questa cosa potrebbe essere abbastanza verosimile, potrebbe essere anche un'arma a favore del Napoli, perché se il Lens ha bisogno di soldi, allora puoi anche un po' avere, diciamo, il pugno della situazione in mano e puoi anche comandare tu la trattativa. La cosa però secondo me importante da dire è che Danzo, ragazzi, se viene, viene a fare il titolare, non è che viene a fare la riserva. E io penso che questa notizia vada un po' in contrasto con Mario Hermoso. A oggi no, 2/3 della difesa sono completati. C'hai Buongiorno e Rachmani, ok? Il terzo, in teoria, dovrebbe essere Mario Hermoso, ma oggi, diciamo che si è un po'... Non dico che si è raffreddata, però c'è un pochino di stallo. A proposito, abbiamo detto ieri che l'Inter si è defilata per Mario Hermoso, infatti pare che andrà a prendere Riccardo Rodriguez, sempre svincolato. A oggi, ragazzi, su Hermoso dovrebbe esserci solo il Napoli. Utilizzo il condizionale perché io non ho letto interessamenti di altre squadre. C'è distanza un pochettino sull'ingaggio. Sulle commissioni dicemmo che si era trovato l'accordo. Ora Danzo, ragazzi, potrebbe essere magari il piano B, perché comunque Danzo nel Lens, ho visto un po' i dati, diciamo che lui giocherebbe sul centro-sinistra, farebbe il braccetto di sinistra, ok? O magari potrebbe giocare al centro. Comunque lui o Buongiorno potrebbero giocare sul braccetto sinistro e l'altro gioca al centro. Quindi io penso che se non si chiude per Hermoso, allora penso che poi si andrà su Danzo e poi magari a trattare e abbassi la richiesta. Però credo che la priorità sia Hermoso, perché comunque parliamo di un giocatore che arriva dall'Atletico Madrid, è un giocatore di tanta esperienza, è la prima scelta di Conte, quindi si andrà su di lui sicuramente. Se non dovesse chiudere per Hermoso, allora penso che si andrà su Danzo. E tra l'altro, oltre a Danzo, si è fatto anche un altro nome, che è quello di Daland, difensore che gioca sul centro-sinistra, che
gioca in questo momento al Cercle Bruges. È un giocatore giovane, quindi profilo che rientra nella filosofia Napoli, però io credo che quello sia un nome, diciamo, che nella lista delle priorità penso che si trovi molto in basso. Chiudiamo il video, ragazzi, parlando un attimo della situazione Osimhen. Allora, siamo su Spazio Napoli, che ha pubblicato stanotte questo articolo. Clamoroso, Osimhen si può sbloccare la cessione, coinvolti ben 4 attaccanti. Allora, si prospetta nel prossimo futuro un valzer di attaccanti in Europa che include 4 giocatori, tra cui Osimhen. Il giocatore che può innescare questo valzer, ragazzi, si chiama Alvaro Morata. Morata, come ben sapete, è un giocatore che è nel mirino del Milan e pare che la cosa si stia concretizzando sempre di più. Quindi Morata andrebbe al Milan. Con la partenza di Morata e con anche l'addio a parametro zero di Depay, praticamente l'attacco dell'Atletico Madrid è da ricostruire. Ci dice quest'articolo che nel mirino c'è Dovbyk, l'ucraino del Girona, che tra l'altro è anche uno dei nomi che si fanno come erede di Osimhen. Però il nome, diciamo, quello grosso che l'Atletico sta puntando è Colomwani, l'attaccante del Paris Saint-Germain. Se l'Atletico Madrid prende Colomwani, allora il Paris Saint-Germain a sua volta ha bisogno di un attaccante, e questo attaccante sarebbe Osimhen. Quindi la cessione di Colomwani all'Atletico Madrid sbloccherebbe la cessione di Osimhen al Paris Saint-Germain per una cifra di 120 milioni, e quindi se poi Osimhen va al Paris Saint-Germain, allora a quel punto si sblocca la trattativa anche per il centravanti che deve prendere il Napoli, che ormai, diciamo, tutti danno per scontato, cioè tutti ormai sono unificati sullo stesso nome, ovvero Romelu Lukaku. Io onestamente, ragazzi, Lukaku non lo so, andrei a prendere altro sinceramente. A me piace molto Santiago Giménez del Feyenoord, secondo me quello è il nome perfetto. Comunque, la notizia è che dobbiamo vedere un po' Morata, diciamo, parte tutto da Morata. Se Morata viene ceduto, allora forse l'Atletico va su Colomwani, non è tutto scontato e sicuro, sono ipotesi. Se l'Atletico prende Colomwani, il Paris Saint-Germain potrebbe prendere Osimhen, e a quel punto poi si va a prendere il sostituto. C'è però un però, e il però ha questo titolo. Sky rivela la clamorosa confessione di Osimhen agli amici. Sarebbe bello restare a Napoli con Conte. Andiamo ad approfondire. Clamoroso quello che è uscito nelle ultime ore, che riguarda l'attaccante nigeriano Osimhen. Il giocatore che ha difficoltà a trovare una squadra disposta a spendere 130 milioni, ora può anche restare. È dalla redazione di Sky Sport che riportano quella che sarebbe stata una confessione nelle ultime ore di Osimhen ai suoi amici sul Napoli di Conte. Quindi, ragazzi, sarebbe stata una confessione. Sembra più un'indiscrezione che una notizia ufficiale, ok? Quindi andiamoci con i piedi di piombo. Sarebbe bello restare a Napoli con Conte. Ora c'è un nuovo progetto per ripartire. Queste le parole dell'attaccante secondo Sky. E Osimhen oggi a raduno è stato il primo ad arrivare a Castelvolturno. Ecco, allora, fermiamoci un attimo sulla frase. Sarebbe bello restare a Napoli con Conte. Ora c'è un nuovo progetto per ripartire. Allora, c'è il progetto per ripartire, ci sta tutto ed è vero. La prima parte, sarebbe bello restare a Napoli con Conte. Ora, la cessione di Osimhen, ragazzi, io penso che dipenda solo ed esclusivamente da Osimhen. Perché il Napoli, sì, gli farebbero molto comodo questi 120 milioni, ma il Napoli non ha necessità, non ha urgenza di prendere questi soldi. Cioè, la situazione economica è assolutamente buona, cioè abbiamo anche le riserve, questi 120 milioni darebbero una mano importante, però il Napoli non è in una situazione tragica che ha bisogno di soldi immediati e che quindi deve cedere. Io sono dell'idea che tenersi Osimhen è una spesa importante, specialmente quest'anno dove non hai gli introiti della Champions League. Poi però se vai in Champions l'anno prossimo, diciamo, queste spese, diciamo, vengono un po' alleggerite. Poi io penso, ragazzi, che, come ho detto anche altre volte, io credo che nello spogliatoio avere un giocatore che prende 10 e il secondo che ne prende 4, massimo 5, cioè quel divario possa essere un potenziale problema. È anche vero comunque che esistono le gerarchie, cioè Osimhen è la stella del club ed è giusto che guadagni più degli altri, così come è giusto che Kvara
diciamo, è al pari di Osimhen, secondo me. Quindi loro due dovrebbero prendere, diciamo, meritano di avere un ingaggio più alto rispetto al resto della squadra. Io penso, ragazzi, che Osimhen con Conte e senza le coppe europee, se sta bene 38 partite su 38, io penso che possa essere tranquillamente un potenziale capocannoniere. E se rimane Osimhen, onestamente, allora io un pensierino che va oltre la qualificazione in Champions lo comincio a fare. Questo sarebbe bello restare a Napoli, secondo me dipende esclusivamente da Osimhen. Se diamo per scontato che queste parole le ha dette veramente, allora secondo me le ha dette probabilmente anche perché non c'è nessun club con uno status superiore al Napoli che vuole prenderlo. Quindi magari, che so, i club di Premier League, il Chelsea, l'Arsenal, evidentemente non vogliono fare l'offerta da 120 milioni. Ci sarebbe il Paris Saint-Germain, però evidentemente Osimhen non considera il Paris Saint-Germain uno step in avanti così grande rispetto al Napoli. E secondo me può essere un ragionamento giusto, ragazzi, perché il Paris Saint-Germain, cioè, vai a giocare in un campionato francese che tra l'altro in questo momento storico sta in un periodo di caos. E quindi il campionato francese, a mio parere, è inferiore alla Serie A. Sì, vai in un club comunque che ti riempie di soldi, che può avere ambizioni europee con la Champions League, però io onestamente, se devo fare lo step in avanti, non vado al Paris Saint-Germain, ma vado in Premier, oppure non so, vado al Bayern Monaco, vado in Spagna, dal Barcellona al Real. Non vado al Paris Saint-Germain, sinceramente, perché la vedo anche una piazza, un ambiente difficile, particolare, in negativo. Quindi se Osimhen decide di restare, beh, siamo tutti contenti. Cioè, io in primis sono contento. Io non è che voglio la cessione di Osimhen. Penso, come ho detto prima, che ci siano delle valutazioni da fare che implicano questa cessione. Però se resta, io so contentissimo e sono convinto che con Conte farà i buchi per terra. Vediamo, cioè, nel senso, se ha detto veramente queste frasi, allora possiamo anche clamorosamente pensare a una sua permanenza, almeno un altro anno. Secondo me dipende tutto dai club esteri. Se si presenta l'Arsenal, per esempio, allora io penso che Osimhen se ne va. Se invece è soltanto il PSG la pretendente, allora potrei anche pensare a una sua permanenza, ecco. Quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciando un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, e sempre comunque, forza Napoli!